grazie Mario, grazie Gianfranco, grazie Nicola dell'attenzione che avete voluto riservare alla presenza. Quando un popolo chiede ai suoi pastori di essere ascoltato, guardato, ricevuto, preso in considerazione, è preciso dovere dei pastori ascoltare la voce del popolo. E quando, lo sapevamo, no? Sono apparsi i nomi dei firmatari, poi per diverse ore il mio cognome mi ha obbligato ad essere l'ultimo della lista e ovviamente era più evidente il nome. Sapevo che sarebbero arrivate da lì a poco tante telefonate, ovviamente, no? Come arrivano sempre in queste circostanze. E a tutti quelli che hanno telefonato ho dato sempre la stessa risposta. Ho risposto, ma caro confratello, oppure eccellenza, perché evidentemente, no? Caro confratello, ma è il nostro popolo, è la nostra gente, sono le nostre famiglie, le nostre catechiste, i nostri volontari, quelli della San Vincenzo, è la nostra gente, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa. Ma noi siamo per tutti, noi non dobbiamo essere divisivi. La verità non divide mai, la verità non divide mai, e la verità, e questo l'ho imparato studiando, insegnando teologia e lo sviluppo del dogma, la verità ha una sua forza intrinseca che cammina sulle sue gambe. Noi dobbiamo dare solo voce e gambe alla verità, voce e gambe alla verità. Diceva il grande, l'indimenticato San Giovanni Paolo II che una fede che non diventi cultura non è una fede matura, non è una fede degna di questo nome. E come ho detto nell'intervista rilasciata il giorno dopo l'appello a chiusura delle riflessioni offerte, nella indimenticata omelia che l'allora Cardinal Ratzinger pronunciò nella messa Pro Eligendo Romano Pontifice, noi crediamo che una fede adulta non è una fede che segue le onde della moda e l'ultima novità, ma adulta e matura è una fede profondamente radicata nell'amicizia di Cristo. Questo è un popolo adulto, è un laicato maturo che però non cede ai falsi miti di progresso come, ahimè, tanto altro laicato cosiddetto adulto ha mostrato di cedere. Io penso che l'intero nostro paese dovrà essere grato a quello che è stato fatto in questi mesi, in questi anni, perché innanzitutto semplicemente a livello di informazione è stato sollevato un velo di silenzio e di omertà che nessun altro avrebbe sollevato. Penso al lavoro straordinario di Gianfranco Amato in giro per il paese e anche nei paesi esteri, grazie Gianfranco. E Gianfranco ci dice che nemo profeta in patria, ti accolgono molto meglio le conferenze episcopali all'estero che vabbè. E poi penso ai due libri, Voglio la mamma e O capiamo o moriamo, che dicono cose chiarissime, incontrovertibili, ma che nessuno avrebbe mai detto se Mario non le avesse scritte, non le avesse dette.
noi insieme siamo la dimostrazione che il Concilio Vaticano II, ad oltre 50 anni della sua celebrazione, è giunto alla sua piena maturità, un laicato maturo e autonomo che opera a livello culturale, sociale e politico, chiedendo a noi pastori formazione, incoraggiamento e, fatemelo dire, preghiera, perché questa è opera dall'alto, non è solo opera nostra. Questo cammino, questo percorso è irreversibile. Se ne facciano una ragione tutti quelli che ci vorrebbero condannare all'insignificanza, perché andrà benissimo il 4, ma qualunque cosa capiti il 4, il 5 mattina si continua insieme, perché questo percorso è irreversibile. Il nostro paese è stato costruito dal cattolicesimo popolare e da Don Sturzo in poi, passando per De Gasperi e per i grandi nomi della nostra storia, noi siamo qui ancora una volta a dire questo. E concludo, perché non voglio tediarvi, sennò poi i preti sono quelli che parlano troppo. Continua. Voi siete giustamente a volte stupiti dalla non accoglienza e dalla fatica che fate nel mondo ecclesiale, nel farvi comprendere. Io posso dirvi questo: come tutti sapete, potete immaginare, il numero di 200 è un numero simbolico. Noi abbiamo raccolto molte, molte più adesioni, nell'ordine di centinaia, non di qualcuna, ma è stato deciso di fermarci a quei 200 perché simbolicamente era sufficiente. Esistono fiumi carsici che nessuno vede, ma che il 4 marzo si vedranno. Fiumi carsici! E non sono fiumi carsici di una carboneria che deve nascondersi per paura, sono i fiumi carsici della verità, della bellezza, della giustizia, di tutto ciò di cui il nostro popolo sano è tessuto, sono i fiumi carsici di una fede che diventa ancora una volta servizio civile per l'intera nazione, perché qui stiamo servendo il paese, non stiamo difendendo gli interessi di parte di nessuno. Che alcune verità fondamentali contenute nel Catechismo della Chiesa Cattolica, ma che hanno la loro radice nella ragione umana, siano difese dal clero è quasi scontato, anche se sappiamo che esistono degli eresiarchi che anche su quello hanno seri problemi con la dottrina cattolica. Ma che quei principi siano difesi da voi laici, formati e coraggiosi, questo è davvero il frutto maturo di quello che il Concilio chiama un laicato fedele e responsabile, che porta la responsabilità di ciò in cui crede. Noi sappiamo, che esiste il regno di Dio non solo nell'escaton, come credono i nostri fratelli protestanti, i pentecostali, ma esiste il regno di Dio nel drone. Esiste il regno di Dio nel presente. Noi non siamo prigionieri di una memoria del passato, anche se coltiviamo la memoria, non siamo proiettati in un futuro che ancora non c'è, anche se guardiamo il futuro con grande speranza,
ma tra memoria e attesa noi viviamo il mistero della presenza. Noi siamo cattolici e crediamo nella presenza. La presenza reale di Cristo nelle specie eucaristiche, che è un pezzo di mondo cambiato, e attraverso la presenza di Cristo nella Chiesa, la presenza di Cristo nel mondo e la nostra presenza, perché noi siamo il corpo di Cristo risorto, la nostra presenza in tutte le situazioni storiche e sociali in cui siamo chiamati a portare una parola di verità, una parola autentica. Uno dei miei padri, uno dei nostri padri, possiamo dirlo, Monsignor Luigi Giussani, così facciamo anche il nome, E su questo intendo dire, specificare, che nessuno, me l'ha insegnato Monsignor Giussani, nessuno può dire io sono tuo padre, ma solo il figlio può dire tu sei mio padre, e quindi noi da figli possiamo dire tu sei mio padre al di là e oltre le scelte che vengono fatte da altri fratelli, perché i figli riconoscono il padre. Afferma Don Giussani in uno dei documenti più importanti, il direttorio della vita dei Memores Domini, non si può cambiare il mondo se non attraverso la costruzione di un pezzo di mondo già cambiato. Non si può cambiare il mondo se non attraverso la costruzione di un pezzo di mondo già cambiato. Questo popolo è un pezzo di mondo già cambiato. E allora, per evitare Mario, per evitare Gianfranco di diventare ministro per i rapporti col Parlamento, perché sarebbe molto interessante, dico solo una cosa, e la dico con la responsabilità grave che questa cosa porta. L'impressione è che questo popolo oggi non faccia bene solo al paese, e lo vedremo in tutto ciò che c'è davanti a noi nel contributo di verità che possiamo portare, ma misteriosamente, perché il Signore è veramente un fantasista, come sempre Mario ripete, questo popolo e questa esperienza di giudizio chiaro fa bene anche alla Chiesa italiana. Grazie, grazie.